Maestro Maddaloni, alla caserma Boscariello doveva venire la cittadella dello sport. Il sindaco dei Magistri ci ha destinato gli sfrattati Rom di Cupa Pepillo. Qual sarà la destinazione del vostro progetto? Ma credo che il mio progetto è per far migliorare e dare delle opportunità alla nostra gente. Se si farà, sicuramente verrà fatto un bando e chi vince il bando gli sarà assegnata questa cittadella dello sport. Quindi il mio pensiero, l'importante è che la cosa si faccia. Per quanto riguarda questa temporaneità, a Napoli la temporaneità non esiste, perché se si insediano queste persone all'interno ci vorranno perlomeno 3-4 mesi di bonifica, perché all'interno della caserma c'è tanto da bonificare, non si sa se c'è l'amianto, non si sa che ci sono tante cose, sicuramente bisogna creare dei servizi perché sono esseri umani e non sono animali. Quindi la temporaneità io non la credo, credo che saranno mesi e mesi per fare la bonifica e anni che dovrebbero stare queste persone. So che all'interno di questo quadrato ci deve venire la cittadella della polizia, e credo che cittadella e polizia, etnia rom, non per essere razzista, perché di razzismo non mi si può accusare, ho un bambino della Costa d'Avorio, ormai da 12 anni è diventato mio figlio, quindi di razzismo non se ne parla, ma di una certa logicità. Non possono convivere polizia, cittadella della polizia e rom, quindi è assurdo, mi dispiace, forse il sindaco non sapeva di questa notizia della cittadella della polizia.